Quando si lavora in remoto c'è sempre la questione di doversi spedire avanti e indietro degli SSD, a volte anche da un continente all'altro. In questi casi, volendo o dovendo evitare la spedizione, magari per questioni tempistiche, la soluzione può essere sì farsi inviare i file RAW originali, ma tagliati come richiesto dal montaggio. Come si può dedurre dalla tab Camera RAW, quello che abbiamo appena visto è un file B-RAW, dal chuck allo stop. Simulando il processo di montaggio, passo in timeline e taglio la clip. Facciamo che la parte che ci serve è questa. Ok, ovviamente vi sto mostrando questo processo su una singola clip per semplicità, la procedura è applicabile anche su una timeline di 4 ore con 6.000 tagli. Quindi, immaginando che io sia il montatore che deve passare il montato al colorist, vado in File, Media Management, scelgo Copy e non Transcode perché voglio appunto copiare i file, non ricodificarli, voglio mantenere il loro stato RAW. Scelgo la destinazione del file da esportare. Seleziono in Copy Used Media, che significa media utilizzati, ossia presenti in timeline, and Trim Keeping, ossia scelgo di mantenere i tagli, perché altrimenti il programma copia la clip intera, a prescindere da come io l'abbia inserita in timeline. E mi vanno bene i 24 frame handles. In sostanza, con questa opzione dico al programma di mantenere, rispetto ai miei tagli, un secondo in più della clip sia in testa che in coda, di modo che se poi, anche dopo il lavoro del colorist, avessi bisogno di allungare un minimo le clip, come talvolta accade per esigenze audio, probabilmente avrei abbastanza frame per farlo. In questo caso i 24 frame equivalgono a un secondo perché il mio progetto è a 24 fps. A questo punto scelgo Relink to New Files. In questo modo Resolve sostituisce in timeline i RAW originali con i RAW tagliati, mantenendo il mio montaggio. Facciamo start e vediamo se tutto funziona. Ecco il mio nuovo file, tagliato in timeline come in precedenza, ma con solo un secondo in più in testa e in coda. E come si può vedere andando in Color, ho ancora la possibilità di utilizzare pienamente tutte le funzioni della tab RAW. Ora non mi resterebbe da fare altro che esportare questo progetto nella cartella che ho scelto in Media Management come destinazione per i nuovi file e caricare il tutto online per il colorist. Il file che ho utilizzato per esempio in questo video fa parte di un cortometraggio di un regista di San Francisco che proprio in questo modo mi ha inviato tutto il materiale necessario per la Color. A fronte di quasi mezzo tera di girato, sono stati sufficienti due upload da 50 GB. Questa procedura può tornare molto utile non solo per scambiarsi file tra collaboratori, ma anche per ridurre lo spazio di archiviazione necessario a conservare i progetti conclusi, per i quali può essere sufficiente mantenere solo le parti di clip effettivamente utilizzate in timeline. Anche quando mi viene inviato un progetto su un hard disk, tendo a utilizzare questo sistema di stoccaggio file, così da poter trasferire tutto il materiale necessario per la Color su un SSD interno del mio computer e lavorare più comodamente sia in termini di spazio che di velocità.